Buonasera, noi come Sinistra Ecologia e Libertà abbiamo partecipato volentieri a questa manifestazione, a questa iniziativa, perché riteniamo, come giustamente aveva un po' anticipato Mario, che questi aumenti della TARSU vanno a colpire in maniera orizzontale dei ceti deboli, ovvero le famiglie che sono in prima linea a combattere questa crisi. Noi, penso che noi tutti in casa abbiamo quotidianamente una lotta di sopravvivenza, diciamo così, tra virgolette, per combattere questa crisi. Ogni giorno siamo subissati da tasse, da imposte e roba del genere. E questa è un'ulteriore prova che le famiglie sono sotto attacco e pagano forse una crisi che qualcun altro molto probabilmente ha voluto. Ma oltretutto ci sono anche le fasce dei commercianti che in un momento di diminuzione delle vendite tutte si trovano ad affrontare un'ulteriore spesa per quanto riguarda le loro imprese, le loro attività, di una tassa veramente iniqua e veramente altissima. Poi ci sono anche le piccole imprese, io ho un'impresa e so cosa vuol dire tirare fuori diciamo dei soldi per pagare una tassa che è aumentata, come poi vedremo, come dibatteremo, in maniera secondo noi sproporzionata. E, oltretutto questi aumenti si ripercuotono e quindi hanno dei risvolti sociali, anche se chiaramente sotto l'occhio di tutti che questa amministrazione è sempre stata poco sensibile ai problemi sociali di questa città. Vorrei citare la chiusura della mensa per i poveri, i tagli della scuola, dell'istruzione, della cultura, i tagli ai servizi sociali in maniera considerevole, anche alle associazioni sportive che comunque svolgono un'attività sociale. E noi riteniamo che questo, forse meglio di me qualcun altro lo spiegherà, questo aumento di questa tassa è ingiustificato. Ingiustificato e oltretutto non migliora il servizio, perché noi possiamo vedere le nostre strade che sono forse peggiorate, c'è un problema di rifiuti, di trascuratezza, così e la città, anche nei posti più importanti, via Matteotti, via Palazzo, e anche per quanto riguarda diciamo, la periferia. Quindi strade sporche, e mi hanno detto questa mattina che hanno tolto per esempio, in un'ottica di riduzione, lo spazzamento nei giorni festivi, quindi la città, nel momento in cui dovrebbe accogliere i turisti o comunque girare più persone nella domenica o roba del genere, perché ci sono varie manifestazioni, noi non, diciamo, lo spazzamento non viene effettuato. In più gli operatori che ci sono, hanno aumentato anche le zone di competenza, quindi un sovraccarico di lavoro maggiore. Ma poi un'altra cosa che l'assessore competente a questo servizio giustifica per un aumento di questa tassa è il fatto di aver introdotto diciamo in maniera sperimentale la differenziata porta a porta, che a nostro avviso non è soddisfacente, non è come dovrebbe essere fatta, è completamente sbagliata. Quindi questo noi lo rivendichiamo, lo diciamo, e non riteniamo giusto che un costo di un servizio che non viene fatto, viene fatto male, possa comunque colpire i cittadini di Sanremo. Noi però vorremmo anche essere propositivi, nel senso non solo accusare, fare delle accuse sul discorso di questo servizio, perché noi individueremo una rideterminazione del carico della spesa più equa fra i cittadini, che adesso come sapete viene colpito diciamo in base ai metri quadrati dell'alloggio che uno ha, dell'attività commerciale e via discorrendo.
Noi, per esempio, proponiamo che la base dell'aliquota potrebbe essere per il numero di componenti della famiglia sul base del reddito e del patrimonio, perché giustamente, come diceva Mario, chi ha di più in questo momento di crisi e di particolarmente di sofferenza deve dare di più a beneficio di quelli che hanno sempre avuto di meno e stanno soffrendo. Noi avremmo indicato, vorremmo indicare anche per esempio un metodo dell'ISEE che voi tutti conoscete, che per la determinazione è un parametro per qual, potrebbe essere un parametro per calcolare l'aliquota per eventualmente tassare i cittadini. In più poi bisognerebbe anche dare l'incentivo a chi produce meno rifiuti, quindi avere la possibilità di premiare il cittadino che magari porta in discarico, porta nei centri di raccolta, poi si potrebbe vedere, ma una riduzione diciamo anche della tariffa, proprio se uno produce di meno rifiuti, dargli un incentivo per pagare di meno. Perché noi crediamo che deve cambiare un po' il modo di gestire il rifiuto. Già da tempo comuni virtuosi hanno capito che i rifiuti riducono i costi e con essi si possono produrre servizi. Per questa ragione noi nel marzo 2011 avevamo proposto un manifesto, abbiamo elaborato un documento che abbiamo dato agli organi di stampa e via discorrendo, per quanto riguarda la proposta del rifiuto, che praticamente è la famosa proposta sulle 3R, che vi tedio un attimo, ma per noi è importante come Sinistra Ecologia e Libertà, che fa parte del nostro programma costitutivo, il tema ecologista e ambientale. La problematica dei rifiuti non riguarda soltanto la soluzione tecnica migliore per il loro trattamento, bensì coinvolge i nostri comportamenti quotidiani, i nostri stili di consumo, il rapporto con gli oggetti che utilizziamo, secondo quelle che chiamiamo le 3R. Il ciclo di gestione dei rifiuti passa attraverso la riduzione alla fonte, il riutilizzo, il riciclo. Si possono produrre meno rifiuti e i rifiuti stessi possono essere una risorsa. Poi se qualcuno vuole approfondire, io adesso non lo leggo tutto per ovvie ragioni di tempo e di dare spazio al dibattito. Quindi io concludo, vi ringrazio e buona serata.